Amici dell'acqua, un saluto da Riccardo. Oggi mi trovavo a passeggio sulle rive del lago di Lugano perché stavo leggendo intanto un libro molto interessante che si chiama Acqua Viva, lo potete vedere in copertina, scritto da Raffaele Paolini e Tiziano Paolini. Chi è Tiziano Paolini? È un architetto che si occupa da tanto tempo dell'acqua e guarda caso oggi lo incontriamo proprio qui sulle sponde del lago di Lugano. Ciao Tiziano, benvenuto ai microfoni dei Guardiani dell'Acqua e di Video Varese. Tiziano, sono tanti anni che ti occupi di acqua e questo è in parte un primo risultato che tu hai voluto pubblicare e, per dire alla gente quanto l'acqua sia importante, non solo a livello però solo chimico. Giusto? Giusto, cioè essendo responsabile di un servizio di distribuzione di acqua potabile mi sono chiesto dove stesse la vera qualità dell'acqua, quindi non solo limitandosi alle analisi ufficiali ma appunto cercando la vera vitalità dell'acqua. In questo libro è descritto come in fondo sono arrivato a questo traguardo, diciamo. Ecco. Sì, un traguardo. Io poi avevo assistito alla tua presentazione ufficiale qui qualche giorno fa a Lugano di questo libro, un traguardo che sembra essere addirittura un punto di una nuova partenza, perché gli studi che tu stai portando continuamente a termine sono diciamo all'inizio e vogliono incuriosire le persone sul significato che l'acqua ha nella nostra vita, giusto? Giusto, di per sé il libro è un traguardo, diciamo, come conclusione di un primo libro, ma essendo nella ricerca di per sé non si è mai conclusi, quindi ho dovuto dare un termine e scrivere quello che erano al momento le mie conoscenze. Comunque gli studi vanno avanti e ci sono anche altre novità. Acqua Viva, perché questo titolo a questo libro? Allora, Acqua Viva è un'acqua di per sé che mantiene il contatto con la sua fonte d'origine, a differenza dell'acqua morta, che è un'acqua che invece non mantiene il contatto con la sua fonte d'origine. Cosa significa? Significa che, se riferiamo questo alle acque di sorgenti, l'acqua che sgorga dai rubinetti mantiene ancora questo filo conduttore, questo fil rouge con la sorgente. Si dice viva perché in fondo è vitale, se dà vita vuol dire che è viva, quindi un seme messo nella terra con l'acqua germoglia, quindi dà questo avvio alla vita, per cui ecco da lì il termine acqua viva, cioè è un'acqua che ha una sua vita, che ha una sua energia in essa contenuta. Bene Tiziano, un'altra domanda che mi incuriosisce molto. Sappiamo degli studi di Masaru Emoto, questo scienziato giapponese che forse per primo ha portato a conoscenza questi famosi cristalli di acqua. Tu in qualche modo nel tuo laboratorio, non dico che fai la stessa cosa, ma hai un tuo metodo per analizzare l'acqua in questo senso. Sì, in effetti all'inizio quando ho scoperto di queste meravigliose analisi di Masaru Emoto ci sono stati dei contatti. Lui nel frattempo aveva grandissima notorietà in tutto il mondo e non riuscivo io ad ottenere in brevi tempi le analisi di cui avevo bisogno, per cui mi sono chiesto se potevo io stesso riuscire a creare questo laboratorio e ho messo in atto un sistema che è analogo a quello di Masaru Emoto e ottengo difetti, analisi simili ma però diversi, quindi è una specie di altro approccio per riuscire a cogliere queste energie contenute nell'acqua. Ma è vero che quando tu analizzi l'acqua devi essere in particolari situazioni emotive, nel senso che l'acqua è talmente sensibile che può addirittura influenzare, cioè tu col tuo stato d'animo o coi tuoi pensieri puoi addirittura influenzare la particella d'acqua che stai analizzando, è vera questa cosa? Sì, è vero, cioè stato emotivo è meglio non averne, nel senso che devo proprio pormi davanti al microscopio con un vuoto mentale e non so che tipo di acqua sto analizzando proprio per non influenzare un risultato sulla manifestazione di quell'acqua. Sappiamo di muoverci all'interno di un campo non ancora conosciuto, quindi di energie sottili, energie sensibili, per cui la mia persona, il mio stato d'animo, ma anche l'ambiente che mi circonda, le lampade, il locale, il luogo dove io eseguo questo può avere delle influenze. Per limitare un po' tutte queste energie c'è comunque un protocollo di procedura dal momento di prelievo dell'acqua al momento dell'analisi, cercando appunto di limitare queste influenze, però delle influenze escluderle tutto è quasi impossibile.
È quasi impossibile, esatto. Mi viene in mente, per esempio, a dove noi tutti i giorni poniamo la nostra bottiglia di acqua, se è vicina a delle fonti di calore o a degli elettrodomestici. È importante anche come beviamo l'acqua. È vero che si dice che basterebbe solamente fare un sorso d'acqua e ringraziarla che l'acqua aumenta le sue proprietà vitali? Ecco, allora, quando si beve un bicchiere d'acqua, il mio invito è essere cosciente che si sta bevendo un bicchiere d'acqua. Se si riporta l'attenzione alla sorgente da cui arriva, sicuramente un miglioramento di qualità esiste. Parlo di qualità energetica, cioè essere cosciente dei propri atti, e questo aiuta già tantissimo. Bene, questi amici dell'acqua sono preziosissimi consigli che fa una persona che studia questo elemento con passione da tantissimi anni. Quindi direi che da oggi, quando avete visto questa umile intervista, potete semplicemente dire grazie all'acqua che bevete ed esserne, come dice Tiziano, più coscienti e più consapevoli. Un saluto da Riccardo e alla prossima!